Un viaggio fra pappagalli e canarini di ogni specie e colore. È quanto ha regalato la prima edizione della Mostra Ornitologica del Piceno, un evento che per 2 giorni, sabato e domenica, ha colorato il centro fieristico Orlando Marconi a 100 buchi di Monteprandone. Merito di 3 associazioni che operano nel territorio, la OS, cioè l'Associazione Ornitologica San Benedettese, la OP, i colleghi del Piceno, e la O2000 di 100 buchi. Insieme hanno allestito la mostra con oltre 2000 esemplari fra canarini e pappagalli esotici. Ci siamo costituiti in comitato del Piceno, ornicoltori del Piceno, per cercare di realizzare questa manifestazione, in quanto da soli non si riesce più a poter organizzare una mostra decente. Pensavamo di riuscire a fare 1500 soggetti, che era il sogno massimo. E l'abbiamo realizzato grazie, alla collaborazione di tutte e 3 le associazioni. Alla mostra d'ingresso gratuito hanno partecipato in tanti. A farla da padrone è stato il canarino in tutte le sue varianti. La storia del canarino nasce tantissimi secoli fa. E poi con le varie selezioni, varie mutazioni che ci sono state negli anni, hanno raggiunto un livello altissimo di selezione. E ci sono centinaia e centinaia di specie di canarini. Oltre 600. 600 esemplari che vanno dai più simpatici come il Gloster, che sembra avere un taglio di capelli da frate, al grosso Border, per passare attraverso quelli più sofisticati come gli arricciati, con il piumaggio appunto a ricci. Senza tralasciare i classici che possono avere numerose varianti di colore, dal comune giallo al bianco, passando per il rosso e il nero, fino ad approdare alle specie più ricercate come l'Agata e l'Isabella. Un florilegio di specie che molti degli avventori, specie i bambini, si sono divertiti a scoprire.